Un cordiale benvenuto a tutti voi. Spero che la vostra giornata sia luminosa mentre vi accompagno nel viaggio abituale tra i misteri dei tarocchi. Sono Massimo Canetta, docente per l'Università Popolare del Sociale del videocorso Tarocchi Introspettivi. E oggi vedremo insieme la carta della forza. Il controllo interno, il dominio delle pulsioni, la capacità di mostrare pazienza e comprensione. Vediamo ora cosa aspettarci e cosa sviluppare a livello evolutivo quando la carta della forza compare in un tiraggio di carte. Il simbolismo della forza. La forza nel tarocco di Marsiglia rappresenta il potere interiore, il coraggio, la compassione e il dominio di sé. Nella carta vediamo una figura femminile che tiene la bocca di un leone, simboleggiando il controllo dei nostri istinti più selvaggi. Questa carta evoca un senso di grazia e fiducia, mostrando il potere che deriva dalla gentilezza e dalla compassione. Interpretazione della forza. Quando la carta della forza appare in un tiraggio di carte, ci invita a connetterci con il nostro potere interiore e ad esprimere la nostra autenticità senza paura. Questa carta simboleggia il coraggio di affrontare le sfide e le paure con gentilezza e compassione. Rappresenta anche la forza interiore necessaria per dominare i nostri istinti primordiali e canalizzarli in modo costruttivo. Sviluppo evolutivo con la forza. Quando la carta della forza compare in una lettura, ci sono diverse qualità evolutive che possiamo sviluppare. 1. Autenticità e fiducia in se stessi. La forza ci invita a sviluppare un senso di autenticità e fiducia in noi stessi. Dobbiamo abbracciare la nostra unicità e vivere in accordo con i nostri valori e veri desideri, senza timore del giudizio degli altri. 2. Compassione e gentilezza. La forza ci spinge a sviluppare la compassione e la gentilezza verso noi stessi e gli altri. Dobbiamo imparare a gestire le situazioni difficili con grazia e a trattare gli altri con comprensione e rispetto. 3. Controllo dei nostri istinti. La forza ci sfida a sviluppare il controllo dei nostri istinti più primitivi e a canalizzarli in modo costruttivo. Dobbiamo imparare a gestire la rabbia, la paura e l'impulsività, trasformandoli in energia positiva e proattiva. 4. Coraggio di affrontare le sfide. La forza ci incoraggia a sviluppare il coraggio di affrontare le sfide e le paure nella nostra vita. Dobbiamo superare le nostre limitazioni e abbracciare l'incertezza con fiducia, sapendo che siamo in grado di far fronte a qualsiasi cosa ci venga presentata. Conclusioni. Il tarocco di Marsiglia della forza ci ricorda il potere interiore che possediamo e ci invita a sviluppare il coraggio, la gentilezza e la compassione. Quando questa carta compare in un tiraggio di carte, dobbiamo aspettarci di connetterci con la nostra autenticità e di affrontare le sfide con grazia. A livello evolutivo dobbiamo sviluppare l'autenticità, la compassione, il controllo dei nostri istinti e il coraggio di affrontare le sfide. Attraverso questi sviluppi evolutivi possiamo trovare la forza e la fiducia per navigare con successo attraverso la vita e raggiungere il nostro pieno potenziale. Ricordiamo sempre che gli arcani dialogano tra loro e quindi è importante un tiraggio a più carte per comprendere le interconnessioni tra esse. Un solo arcano è una sola parola all'interno di una frase. La puntata è terminata e spero vi sia piaciuta. A presto con il prossimo episodio, il prossimo arcano.